Nella maggior parte dei casi le grandezze fisiche di nostro interesse hanno un andamento del tempo che non è costante. Pertanto, se noi consideriamo una grandezza fisica qualunque, la chiamiamo ad esempio G, questa può rappresentare, come vi dicevo, una qualunque grandezza fisica, da una temperatura, una pressione, oppure una grandezza elettrica, come una tensione o una corrente, il suo andamento nel tempo generalmente è variabile. Per mettere in evidenza questa variabilità nel tempo si usa una notazione matematica di questo tipo, dove l'espressione significa appunto che la grandezza G dipende dalla variabile tempo, quindi al trascorrere del tempo il valore di G cambierà appunto il suo valore. Per descrivere l'andamento nel tempo potremmo usare diversi strumenti, diverse forme di linguaggio, ad esempio una descrizione a parole, quindi un linguaggio appunto naturale che esprime un concetto di modifica dell'andamento del tempo di una grandezza. Quindi lo potremmo dire a parole. Un'altra forma molto più precisa per descrivere l'andamento nel tempo è quella che utilizza una formula matematica, ad esempio, quindi un linguaggio di tipo matematico. Formula matematica, oppure un altro metodo per descrivere l'andamento del tempo molto efficace è quello grafico, quindi l'utilizzo di un grafico. Quindi una grandezza G noi la possiamo descrivere graficamente utilizzando degli assi, supponiamo degli assi tipo cartesiano, in cui abbiamo in ascisse la variabile tempo e in ordinate descriviamo l'andamento della nostra grandezza di interesse G di T. Supponiamo che l'andamento sia un generico andamento nel tempo di questo tipo. E appunto con un grafico anche un andamento così complesso può essere descritto e compreso molto, molto facilmente, mentre invece una formula matematica per descrivere un andamento di questo tipo potrebbe invece presentare delle difficoltà, così come descrivere a parole questo andamento in modo altrettanto preciso rischia di essere molto faticoso. La nostra grandezza elettrica a questo punto noi la possiamo definire punto per punto nei vari intervalli di tempo, nei vari istanti di tempo. Quindi supponiamo di considerare un istante di tempo che chiamiamo T1 in questa posizione. Per sapere il valore della grandezza all'istante T1, noi graficamente non facciamo altro che riportare, cercare l'intersezione della grandezza G all'istante T1. Riportarci in ordinate quel valore di intersezione e indicarlo ad esempio con il valore G1 uguale alla G all'istante T1, e questa è la notazione, diciamo, matematica per appunto indicare il valore che assume la grandezza G all'istante T1. Supponiamo di prendere in considerazione un altro istante T2 avanti nel nostro grafico. Se vogliamo descriverne l'andamento, appunto descriverne il valore più che l'andamento in quell'istante, ripetiamo la ricerca dell'intersezione del grafico della grandezza G all'istante T2, la riportiamo sull'asse delle ordinate e questo sarà il valore G2 corrispondente alla grandezza G all'istante T2. Nel caso delle grandezze elettriche di nostro interesse, diciamo, si possono presentare dei casi tipici che appunto si presentano frequentemente nei casi pratici. Casi tipici possono essere quelli della grandezza continua, quindi G di T è continua, che significa semplicemente che G di T assume un valore che possiamo indicare con GC e questo valore è costante nel tempo, quindi non cambia nel tempo, quindi un caso
molto particolare di andamento della grandezza, ma che nel caso ad esempio di circuiti in corrente continua in regime stazionario sarà appunto quello che si verificherà se dovessimo andare a rappresentare graficamente questa grandezza. La cosa sarebbe estremamente semplice perché la nostra grandezza non è altro che rappresentata da una retta orizzontale che mantiene un valore costante gc nel tempo. Altri andamenti caratteristici sono ad esempio la grandezza gdt di tipo periodico. Quindi una grandezza GDT si dice periodica se dopo un intervallo di tempo fisso, che viene chiamato il periodo della grandezza, è solitamente indicato con la lettera T maiuscola, la grandezza ripete lo stesso valore. Quindi lo possiamo esprimere matematicamente in questa forma, la grandezza G all'istante t assume lo stesso valore della stessa grandezza g all'istante t più t grande, dove t grande rappresenta il periodo della grandezza, cioè dopo quanto tempo la grandezza si ripresenta uguale a se stessa. Se disegniamo il grafico di una grandezza periodica, adesso ovviamente la ne descriviamo una generica ad esempio un andamento di questo tipo, supponiamo che queste specie di semionde siano uguali fra di loro, cosa che ovviamente nel disegno non sembrerebbe. Ecco che se noi prendiamo l'istante di tempo, questo lo indichiamo con T1, dove ho il vertice inferiore, dopo l'istante di tempo T2 la grandezza riparte uguale a se stessa, questo intervallo di tempo fra T1 e T2, che poi si ripete uguale anche per i periodi successivi, è appunto il periodo T grande della grandezza periodica. Un caso particolare di grandezza periodica che per le grandezze elettriche alternate è fondamentale è appunto quella della grandezza alternata, la grandezza GdT alternata. È un caso particolare di grandezza periodica in cui la GdT è composta da due fasi chiamate semiperiodi che risultano uguali e contrari come valori. Quindi matematicamente possiamo esprimere una grandezza GdT alternata come una grandezza che assume all'istante t il valore uguale ma cambiato di segno, che assume all'istante t più t mezzi, dove t maiuscolo è sempre il periodo, che abbiamo detto che la grandezza alternata è ancora una grandezza periodica, ma appunto dopo un periodo, dopo un semiperiodo pari a t mezzi, lei si ripresenta uguale e contraria al valore che assume nel semiperiodo precedente. Caso tipico della grandezza periodica alternata è quello della grandezza sinusoidale, dove l'andamento appunto assume la forma di una sinusoide, quindi semionde che alternativamente hanno valore positivo e negativo, uguale ed opposto nel periodo che
in questo caso è quello che si evidenzia, dopo il quale la grandezza si ripete. Ci sarà un altro periodo che terminerà più avanti rispetto al grafico, e valori che ci interessano è che a un istante t assume un certo valore, all'istante t più t mezzi la grandezza assume il valore meno g di t. E questo appunto è l'andamento tipico di una grandezza alternata sinusoidale, andamento fondamentale negli studi dell'elettrotecnica.